Il presidente dell'Algeria, Abdelaziz Bouteflika, si è dimesso. Il passo indietro è arrivato con la fine di una vera e propria era. Si chiude dunque la storia di questo presidente che si è intrecciata proprio con il paese Algeria ubicato in Africa. Bouteflika, 82enne, e 82 anni, ripeto, compiuti a inizio mese, nato a Ouidah, in Marocco, da famiglia originaria di Treclement. Un'ascesa al potere iniziata quasi nel 57 quando si unì al Fronte di Liberazione Nazionale. 3 anni dopo è un ufficiale dell'Esercito di Liberazione Nazionale, diventa quindi. Dopo l'indipendenza, a 25 anni di età, diventa il ministro più giovane con l'incarico di andare a guidare il dicastero proprio dello sport, il ministero dello sport. Apprezzatissimo per le capacità diplomatiche, retoriche, diventa ministro degli esteri per 16 anni dal 63. È il capo della diplomazia algerina. Nell'81 sceglie l'esilio volontario per andare a sfuggire ad accuse di corruzione di piena regola. Insomma, adesso non è più il presidente dell'Algeria, una scelta coraggiosa, audace. Era fine di un'era, era presidente, vi ricordo, dal 1999. Grazie a tutti, un salutone, iscrivetevi al prossimo video da Narratore Italiano.